Oggi Marco Dallari legge una storia di Emanuele Bertossi, edizione Arte Bambini, Bazzano. C'era una volta un paese dove l'acqua non c'era. Non c'erano rubinetti, lavandini, vasche o docce. L'acqua entrava nelle case portata dentro i secchi, sulla schiena, con fatica. Veniva raccolta nel canale più vicino, che era lontano, oltre i campi, fuori dal paese. E poi c'era Antonio Dell'Angelo, detto Pellegrin, che si era messo in testa di far arrivare l'acqua in paese, anche se tutti dicevano che era impossibile. Aveva pensato molto a come fare, per giorni e giorni. Lo aveva anche sognato, per notti e notti. E poi c'era Lucia, sua moglie, che era molto preoccupata per lui, per lei e per i loro figli, perché erano poveri e ci mancava solo che perdesse tempo con quella pazza idea dell'acqua invece di lavorare per guadagnare il pane. E poi c'era la gente, in piazza, in chiesa, in osteria, tutti ridevano di lui. In molti lo credevano matto. E poi c'era l'ingegnere al quale Antonio aveva chiesto un parere. Ma l'acqua non scorre in salita, signor Dell'Angelo. Antonio questo lo sapeva da sé, ma era convinto che c'era una leggera discesa che nessuno vedeva. Fu così che Antonio, lasciato solo a credere che fosse possibile, da solo cominciò a scavare un canale. Era estate, a fargli compagnia solo le farfalle, i grilli e le lumache. Nel silenzio dei pomeriggi assolati, i colpi del piccone si sentivano fino in paese. E in paese la gente continuava a ridere di lui. L'estate passò e arrivò l'autunno. Niente più farfalle, grilli e lumache. Le foglie cadevano dagli alberi una ad una e le rondini, in fila sui fili, si preparavano a partire. Ancora colpi di piccone, tanti da non saperli contare. E a casa Lucia continuava a preoccuparsi per lui. Arrivò l'inverno, il vento freddo e la neve. La terra ghiacciata era ancora più dura da scavare. Antonio vedeva il fumo dei camini laggiù e dietro di lui il canale come un lungo serpente addormentato. Molto aveva fatto, ma ancora molto restava da fare. Ma non si perse d'animo. Arrivò di nuovo la primavera, poi l'estate, poi l'autunno, che Antonio trascorse senza mai smettere di scavare. Un giorno di ottobre i colpi del suo piccone risuonarono nella piazza del paese senza acqua. Ma era mattino presto e nessuno se ne accorse. Aveva finalmente finito. Fu così che iniziò a piovere, prima una goccia qua e là, poi più forte, e tutta quella pioggia riempì il canale, il serpente addormentato si svegliò,
e l'acqua arrivò in paese, limpida e buona. Ma la gente restò in casa quella grigia mattina di pioggia. Il tempo lentamente passò e poco a poco la pioggia si fece più leggera, più lieve, più fine, ed il sole spuntò fra le nuvole. Fu così che in quella piazza, da quell'acqua, Antonio dell'Angelo, detto Pellegrin, forse nel senso di pellegrino viandante, forse in quello di povero, non si sa, nasce il 17 giugno 1798 a San Leonardo Valcellina. Acqua in paese non ce n'è, se non in una larga pozza stagnante al centro della piazza, alimentata dalla pioggia. Quella buona scorre lontana, oltre un chilometro, nel torrente Cellina e nella roggia di Aviano. Antonio, spirito forte, acuto, nelle sue permanenze da emigrante a Trieste e Venezia, ha osservato, imparato e pensa al modo di far arrivare acqua corrente in paese. Intorno ai 25 anni torna a San Leonardo, sposa Lucia, nascono i loro figli. Col tempo matura la convinzione che è possibile realizzare una piccola canalizzazione, un roiello, dal Cellina al paese. Guarda bene, misura, questa convinzione gli diviene certezza. E non conta che ci sia una riva da superare, lo sa bene, deve cominciare più alto da dove deve arrivare. Ma sono parole di contadino, troppo leggere nei luoghi in cui le parole contano. Quindi decide da far da solo, senza compensi. Grazie a un documento d'epoca conosciamo i tempi dello scavo lungo 4 chilometri. Comincia il 1 agosto del 1835 e finisce il 7 ottobre del 1837. L'empirico idraulico vince le avversità naturali e i pregiudizi degli uomini. San Leonardo gode così di un piccolo costante afflusso di acqua pulita, fresca, perenne. Grati al proprio benefattore, i paesani per qualche tempo gli portano segole e grano turco a sostenere il magro bilancio familiare. Fino a quando ce la fa, senza mercede, perché il debito di riconoscenza viene dimenticato in fretta. La pellagra lo aggredisce. Antonio muore a 63 anni il 20 novembre del 1861. Nel registro degli atti di morte il parroco lo ricorda quello che nell'anno 1837 fece pervenire acqua dal torrente Cellina a San Leonardo, opera sommamente benefica a questo villaggio e che lo terrà in sempiterno gesto della concessa benedizione.